Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, questo video tratterà, purtroppo, come avete potuto leggere dal titolo, la fine di questa serie molto, ma molto, molto amata, non solo dai bambini, ma anche dagli adulti. Che dire, se non avete ancora visto l'episodio finale, vi consiglio di chiudere questo video perché potrei rovinarvi, ecco, la sorpresa. Allora, nell'episodio, diciamo, finale, abbiamo potuto vedere le sei protagoniste ormai, diciamo, erano già adulte prima, però più adulte, vecchie. Con qualche capello bianco, comunque qualcuna si è sposata, ha fatto dei figli e tutto. Il punto è, ma sarà veramente la fine? Io ho una mia teoria. La mia teoria è che, secondo me, hanno lasciato troppe cose in sospeso. Cioè, è vero, hanno fatto l'ultimo episodio, io l'ho visto, bella anche la canzone, però parecchi personaggi che sono apparsi nel corso della serie, ma anche che sono apparsi semplicemente nell'ultima stagione, nell'ultimo episodio non li abbiamo proprio visti. Che ne sarà stato di loro? Quelle vecchiette, diciamo così, che vedevamo in giro. Saranno decedute? Non si sa. Praticamente noi sappiamo in realtà il succo è quello, il succo del discorso è proprio quello, che sappiamo poco e niente. Quindi voglio sperare che la G5 sia in realtà come un seguito della generazione che si è appena conclusa. Cioè magari vedere le sei protagoniste magari nelle loro nuove vite, punto. Oppure mi piacerebbe che fosse una storia totalmente diversa in cui racconta, mettiamo, le avventure di altre sei protagoniste che sarebbero le figlie delle protagoniste attuali che abbiamo conosciuto. Mi piacerebbe pensarla così. Ora un altro punto interrogativo che mi sono chiesto è cosa succederà nella serie ambientata nel mondo umano. Cioè, è vero che è finita questa serie, però l'altra mi sembra di no. Soprattutto le loro controparti umane che abbiamo visto avranno fatto la stessa cosa? Cioè, mettiamo che si saranno lo stesso sposate oppure no, in base alle loro controparti nel mondo, diciamo, incantato? Noi non lo possiamo sapere. Infatti, mi piacerebbe che facessero un film, anche se dura mezz'ora, però un film che faccia vedere cosa effettivamente è successo nell'altro mondo. Perché noi fino adesso abbiamo visto soltanto un mondo. Anche se è una serie a parte, però per pura curiosità mi piacerebbe. Anche se chiaramente i produttori della serie sanno benissimo tutto. Cioè sanno cosa succede, cosa è successo alle loro controparti umane, sanno tutto praticamente. Solo che non sempre lo vengono, ecco, non te lo vengono a dire, però lo sanno. Pare che dovrebbe uscire la decima stagione però a fumetti, quando non si sa. Tenete presente che pare che ogni fumetto costa sui 5 euro. Io penso che farò una collezione perché voglio sapere cosa succede. Quindi può darsi pure che in realtà la G5 sia una storia totalmente diversa. Proprio rifare tutto da capo. Perché alla fine tutti i dubbi che noi avevamo, ma che fine ha fatto quel personaggio, cosa è successo, cosa non è successo, magari te lo vengono a raccontare attraverso i fumetti. Quindi non è detto che siano, diciamo, cioè che la G5 sia una storia attinente alla G4, perché non è detto, non abbiamo questa informazione.
Per ora non ce l'abbiamo. Poi un'altra cosa, so che nel 2021 dovrebbe uscire il secondo film. Hanno detto i produttori della serie, perché all'inizio si pensava che fosse un seguito del film precedente, però poi alla fine no, dicono un film a parte. Mo che sia sulla G4 o sulla G5, questo non lo so. Però io voglio sperare che, se hanno detto che non è un seguito, io voglio sperare in realtà che sia in realtà la G4, sempre la G4, però in realtà in cui racconta proprio attraverso questo film i famosissimi anni dopo quello che è successo, cioè in pratica una storia molto più lunga da raccontare, che non si può raccontare in 20 minuti. Quindi alla fine hanno fatto l'episodio finale in cui le protagoniste sono vecchie, le sorelle più giovani ormai sono adulte e tutto, però magari vogliono raccontare una storia più lunga e quindi si servono appunto di questo film per poterlo fare. Io voglio sperare in questo. Oppure sia un'alternativa sia, scusate, sia appunto come un trampolino di lancio per la G5, per vedere un pochettino di che si tratta. Io ho visto parecchie persone che sinceramente ci sono rimaste male, dico, ma come, 9 anni che sono volati, alla fine una serie finita, però alla fine io non ci sono rimasta male. Perché noi dobbiamo prima di tutto vedere cosa è stato, non quello che sarà adesso che questa serie non esiste più, ma cosa è stato, cosa ci ha offerto. Perché ragazzi, ma l'avete visto il finale? Cioè io non lo so, ma io proprio ho visto un finale proprio. I due episodi praticamente avevano uno scontro che non si era mai visto. Proprio delle novità assurde. Io mi sono divertita tantissimo a vederli. Poi l'episodio, quello ultimo, proprio è stato bello, bello, proprio bello. Cioè, a me mi è piaciuto un sacco. Perché, ad esempio, io che ho problemi con distanza con mio fidanzato, avendo visto che le protagoniste adesso vivono distanti tra di loro, in un certo senso mi ricorda quello che passo io, quindi io capisco. E nonostante tutto è rimasto un'amicizia, questa cosa mi ha commosso veramente. Poi la canzone è stupenda. Infatti, se avete notato, già uscita sottotitolata in italiano, tutto. Proprio una cosa allucinante. Verrà a finire che se prolungavano di un'altra stagione, verrà a finire che magari il finale era povero perché magari le persone, i produttori erano poveri di contenuto, non sapevano che inventarsi. Invece così è stato proprio fenomenale. Senza contare che la G5 magari, cioè quando ad esempio hanno fatto la G3, che poi è finita, si è conclusa, io non l'ho mai vista, né la voglio vedere perché proprio non mi interessa. Però quando ad esempio hanno fatto la G3, io ci scommetto che magari le persone, gli ammiratori, si sono messi a piangere quando ad esempio hanno fatto l'ultimo episodio. Dicono, oddio, è finito, però poi alla fine hanno fatto la G4, la G3, nessuno più se lo ricorda. Quindi alla fine voglio sperare che la G5 sia ancora meglio. Perché veramente il bello di questa serie che sì, cambiano le storie, cambiano magari le protagoniste, però alla fine il succo è sempre quello, quindi noi dobbiamo vedere anche questo. Questa è la cosa più importante. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, perché non ha senso che guardate i miei video senza che siete iscritti. Vi dovete iscrivere per vedere se ci sono altre novità, altri video. Vi dovete proprio iscrivere. E quindi alla prossima.